Siamo con Lorenzo Donadel, titolare dell'omonima impresa di onoranze funebri. Oggi ci troviamo nella sede principale di Sedico, ma non è l'unica che voi avete aperto. No, 12 anni fa abbiamo aperto a Ponte nelle Alpi, un comune limitrofo a Belluno, e poi 4 anni fa abbiamo aperto altre due filiali, una in una frazione di Belluno, Castione, e una in centro a Belluno. Lo abbiamo fatto per essere più vicini alle famiglie come presenza quotidiana, perché pensiamo che l'approccio umano sia una cosa fondamentale nel contesto del dolore o nell'informarsi per un avvenimento doloroso. Colpisce molto il fatto che quando lei parla del suo mestiere ne parla come di una missione. Ci può spiegare cosa intende? Penso che l'impresa funebre o l'impresario funebre debba essere una cosa familiare, debba essere una cosa che accompagna la famiglia nel lutto dall'inizio alla fine. Penso che l'impresario funebre, il titolare, il quale sono io, debba essere vicino alla famiglia dalla chiamata notturna alla chiusura della salma, all'arrivo al cimitero o al portare il feretro se vuole procedere per la cremazione. Una missione quindi a servizio proprio della comunità. A servizio della comunità deve essere così, perché il dolore di un lutto è una cosa devastante, penso. Penso che la perdita di una persona cara sia una cosa che rimane come nella memoria della persona, come la nascita di un figlio. La perdita di un caro è un vuoto, rimane un vuoto per la famiglia. Lorenzo Donadel, la ringraziamo molto per il tempo che ci ha dedicato e buona giornata.